Le regioni che hanno dei trattati quest'anno sono Lazio, Campania, Molise, Emilia Romagna, Veneto, Valle d'Aosta e Sardegna. E quindi vuol dire che il primo requisito per poter fare richiesta di voucher è essere residenti in una di queste regioni. Io qui ho sicuramente tra chi si è registrato residente nel Lazio. C'è qualcuno residente in qualche altra regione? Campania, ok. Allora diciamo molte cose sono uguali, poi su altre diciamo un attimino in dettaglio. Io mi sono tarata prevalentemente sul Lazio, comunque. I requisiti cambiano a seconda delle regioni di residenza, generalmente sono laurea e stato di disoccupazione oppure diploma e stato di occupazione. Nella Campania, per esempio, è richiesto laurea e disoccupazione, quindi la Campania non ammette, ci siamo? Sì, Quindi la Campania non ammette gli occupati a finanziamento del catalogo della Campania. Avete tutti questi laurea e occupazione. requisiti? Sì, va bene, perché comunque diciamo se lei è laureata è anche diplomata, quindi diciamo che si sostituiscono. Ok. In nessuna regione sono ammessi i finanziamenti diplomati disoccupati, quindi questa è una categoria che comunque da nessuna parte è ammessa. Il voucher viene riconosciuto come, vi ho detto, dall'alta formazione, quindi diciamo noi non abbiamo nessun ruolo nella richiesta, ovviamente vi diamo supporto, stiamo facendo questo incontro perché appunto è un po' la procedura è un pochino burocratica. E un po' farraginosa, però la domanda va presentata registrandosi direttamente sul sito altaformazioneinrete.it. Qualcuno forse l'ha già fatto, è una semplice procedura, si va sul sito, si clicca su utente, viene richiesto se non si è registrati di registrarsi, si inserisce una username, una password, un indirizzo mail. All'indirizzo mail viene inviato un link, sapete, quei link di controllo e di verifica sul quale voi cliccate. Controllate perché alle volte mi è capitato quando arriva la mail va a finire negli spam, a seconda del gestore di posta che voi avete. Quindi se dopo che avete fatto la registrazione, se dopo 5 minuti non ricevete questa mail dall'alta formazione, controllate la posta indesiderata di spam perché può finire lì. Quindi ci si registra, si segue la procedura guidata e diciamo per fare il prima il nostro corso è identificato con un codice che è 11344. Quindi quando si arriva a chiedere il corso, a individuare il corso, si può fare o una richiesta per filtro, quindi per laureati, il settore, eccetera, eccetera, la regione, oppure si mette direttamente il codice e compare direttamente il corso della UIT. La domanda va presentata entro le ore 13 del 20 settembre, per la campagna sono le ore 18. Un consiglio, questo diciamo anche noi come esperienza, perché noi abbiamo dovuto pure fare la domanda online. Già dal 18 settembre il sistema va in tilt, nel senso che essendoci tante persone collegate per fare la domanda, si blocca, si rallenta, si arriva alla fine, dice oh, mi dispiace, torna indietro ed è stressantissimo, per cui lo sta con l'ansia e il sistema non lo segue. Quindi se diciamo, voi avete tutto pronto, non aspettate le ore 18, le ore 13 del 20 settembre, fate tutto prima, così diciamo, evitate questa fase a cardiopalma nel Allora, i documenti richiesti. Per tutte le tipologie di destinatari, il valore ISEE relativo ai redditi 2012. Per i disoccupati, la data di iscrizione al centro per l'impiego. Allora, l'ISEE, sapete tutti che cos'è l'ISEE? No. No. Allora, l'ISEE è praticamente il valore del reddito, che in pratica non è quello che effettivamente si guadagna, ma diciamo quello che si guadagna da cui poi vengono tolti tutta una serie di parametri che possono essere, non so, avere delle case, avere dei figli a carico, avere dei genitori a carico, insomma, qualunque tipo di altro elemento. Per farlo bisogna rivolgersi a un CAF, un centro di assistenza fiscale. Per trovarlo è facile, voi andate su Google, scrivete CAF Roma oppure CAF anche quartiere, che ne so, CAF Prati. E vi viene fuori l'elenco di questi centri di assistenza fiscale. Il servizio è totalmente gratuito. Io vi consiglio di, vabbè, vi date il CAF che vi viene più vicino, perché insomma, oppure insomma quello che desiderate, lo chiamate prima e gli chiedete che tipo di documentazione, cioè dovete fare l'ISE per chiedere una borsa di studio, e
e loro vi diranno quali documenti portare. I documenti che normalmente vengono richiesti sono la dichiarazione dei redditi del 2012, per chi ha carico della propria famiglia ovviamente viene richiesta quella della famiglia, se c'è l'estratto conto al 31 dicembre del 2012, loro chiedono tutti gli estratti conti se uno ha più di un conto corrente, e poi altre documentazioni che appunto è meglio se chiedete direttamente al CAF. Dopodiché andate fisicamente, portate questi documenti, loro inseriscono tutti i dati, loro hanno un programma, inseriscono tutti questi dati, vengono elaborati e vi tirano fuori questo valore ISE, che è molto importante. Quindi diciamo, forse è più difficile a dirlo che poi non a farlo, però è molto importante per due motivi, perché l'ISE serve a individuare il punteggio nella graduatoria, per cui ovviamente più è basso il reddito e maggiore il punteggio che si ottiene, e poi viene, è importante per individuare l'eventuale quota di cofinanziamento di cui poi parleremo dopo. Quindi l'ISE vi serve, quindi prima di fare la domanda dovete avere questo documento. Prego. Ma quindi diciamo la graduatoria è principalmente in base all'ISE? No. Oppure, No, la graduatoria anche lì cambia a seconda delle regioni il punteggio, però normalmente quello che viene preso in considerazione è l'età, il sesso, le donne hanno più punti rispetto agli uomini, perché sono più inoccupate? Sì, perché c'è comunque, per quanto si dica, c'è sempre un problema di genere, per la donna è meno facile ovunque. Quindi il sesso, l'età, la laurea, quindi il punteggio di laurea, per chi è occupato il tipo di occupazione, per cui il lavoro a tempo indeterminato ha più punti, così come la cassa integrazione o la mobilità per chi dovesse esserci, il lavoro autonomo ha meno punteggio, eccetera, e il reddito. Quindi questi sono i parametri. Sul bando sono specificati, quindi sul bando c'è proprio la pagina in cui viene indicato per ogni criterio qual è il punteggio che viene assegnato. E poi anche grazie appunto il reddito. Poi, altra cosa che è più difficile a dirsi che non a farsi, la data di iscrizione al centro per l'impiego. E questo pure è un dato importante, perché quando voi fate la procedura online, a un certo punto vi viene chiesto data di iscrizione al centro per l'impiego. Per chi non l'ha fatto, bisogna andare al centro per l'impiego. I centri per l'impiego qui a Roma sono, mi sembra, due o tre. Ce n'è uno a Tuscolana, Cinecittà, che è più grosso, ce n'è uno, mi sembra, a Tiburtina, e ce n'è uno qui a Roma Nord, a Boccea. Quindi a seconda di dove siete residenti. Anche l'università, Tor Vergata, Sapienza e... Hai già fatto l'impiego? Sì, però solo per i laureati. Quindi in pratica bisogna recarsi al centro per l'impiego, per chi non l'ha fatto, e fare, si chiama, la dichiarazione alla disponibilità, cioè dire io sono disoccupato da oggi, se mi chiama, chiunque mi chiami, sono pronto a lavorare. E quindi loro rilasciano un foglio con una data. Anna lavora, quindi non le interessa questo. E anche questo è importante, perché è un dato che va inserito all'interno della domanda. Ok, diciamo, questa è la parte più faticosa della domanda, perché bisogna purtroppo interfacciarsi con la pubblica amministrazione, e alle volte, diciamo, questo non è creato un'ansia. Poi, vi procurate tutta questa documentazione, abbiamo detto che siete registrati sul sito, avete eseguito la procedura, quindi vi chiede i dati personali, perché è laureato la laurea, l'anno di laurea, il voto di laurea, l'università presso la quale vi siete laureati, invece per chi è occupato, il nome del datore di lavoro, sono tutti dati, Anna, che lei può trovare sulla busta paga, il nome del datore di lavoro, la partita IVA, la posizione INAIL, la quasi dipendenza, tutte informazioni che vengono richieste. Poi individuate il percorso, alla fine il sistema genera una domanda, dice, volete generare la domanda? Voi dite di sì, viene prodotto un file PDF, che voi andrete a stampare. Sulla domanda stampata apponete la marca da bollo di 16 euro, che è aumentata da ultimamente, allegate fotocopia del documento d'identità e allegate l'ISE. L'ISE, accedo al CAF, vi daranno tutto un, pa-
papiello con tutte le informazioni, però nell'ultima pagina c'è il valore ISE, quindi solo il foglio col valore ISE dovete allegare. Okay. Per la campagna è diverso, perché per la campagna si fa soltanto la procedura online. Quindi per la campagna lei non deve stampare la domanda, non deve allegare niente. Nel caso in cui sarà assegnatario di voucher, dovrà andare alla regione Campania e portare tutta la documentazione. Quindi solo se... solo se sarà assegnatario di voucher. Per il momento lei fa solo, diciamo, siete un po' agevolati, almeno in questa fase, perché non dovete... Perché invece chi è residente del Lazio, tutta questa documentazione... purtroppo si vede male. Vabbè, poi vi do il foglio. La dovete inviare alla Regione Lazio scrivendo sulla busta catalogo interregionale dell'alta formazione quinta edizione qualità 2013. E cosa molto importante, la domanda deve pervenire presso la Regione Lazio entro le ore 17 del 23 settembre. Non fa fede il timbro postale, il che significa che alle ore 17 del 23 settembre la busta deve essere già nella Regione Lazio, non il timbro della posta che l'avete spedito. Quindi il consiglio è: o fate tutto subito e spedite per raccomandato, ovviamente con ricevuta di ritorno, oppure vi fate una passeggiata alla Regione Lazio, che è Cristoforo Colombo, e insomma è anche per collegata, e lo consegnate a mano fisicamente, così siete sicuri di aver rispettato la scadenza. Ok, tutto chiaro? Sì.